Guardiani, bentornati, bentornati qui su Destiny. Siamo appena arrivati nella pattuglia normalissima di Marte. Tenete bene questa informazione, tenete bene a mente. Perché? Perché oggi vi porto a vedere e vi spiego sia dove sia come è possibile entrare in una zona segreta, ma più che altro inaccessibile al momento, che sarà poi dopo disponibile con l'arrivo del DLC Signori del Ferro, una zona per ora inaccessibile, dove però adesso è possibile già trovare un frammento di Shiva, che è quel sarà quel tipo di collezionabile nuovo che ci darà la possibilità, come i frammenti calcificati prima, di magari droppare o accedere a quest per armi, eccetera eccetera. E un nuovo spettro Clover Bay, che ci darà la possibilità anche di guadagnare una carta Grimorio. Queste sono le due cose che potremo trovare in questa zona altrimenti inaccessibile. Allora, brevemente si tratterà, dovete seguire questa strada, dovrete andare nel Palazzo della Polvere, salire su fino alla corteccia. Per intenderci, è la zona dove si va a trovare i boss dell'assalto dei scoiatori psionici. Poi si torna giù qua dove siamo adesso, più o meno al piano terra, vicino all'ascensore. Ci si fa saltare in aria con un razzo, ci si uccide e si spone in questa zona nuova. Due raccomandazioni. La prima, ogni volta che c'è un DLC c'è sempre qualcuno che riesce a trovare, o qualcuno che scopre, o che magari è una cosa che insomma magari si sa ed è una cosa che la Bungie mette così per rianimare un po' l'hype, perché comunque ci piacciono i glitch, ci piacciono le zone inaccessibili, e ogni DLC appunto si presenta questa cosa. Io non ho mai avuto problemi, nel senso, anche quella di The Taken King, l'ho fatto anche un video, non mi ha dato problemi sul poi dopo trovare o meno o completare o meno tutti quanti i collezionabili. Quindi insomma, fatelo con coscienza, nel senso che non dovrebbe succedere niente, però non si sa mai. Vedete, siamo arrivati qui dove c'è la corteccia, quando vi compare la scritta torniamo indietro. Seconda raccomandazione invece, andate tranquilli da questo punto di vista, invece vi posso rassicurare, perché tra le informazioni che ho trovato su internet, anche dove veniva spiegato appunto questo glitch, c'era gente che magari sosteneva che ci potesse essere il rischio di un ban. Il ban non sussiste nessuna circostanza, perché un ban arriva nel momento in cui uno mette mano al gioco, al codice di gioco, o utilizza dei software esterni per appunto andare a modificare quello che ha il codice del gioco a proprio vantaggio. Ma nel momento in cui uno sfrutta un glitch, il problema, o comunque cioè non è una colpa del giocatore o di quello che sfrutta il glitch, ma il problema è semplicemente dello sviluppatore del gioco, che ha reso possibile questa cosa. Quindi non c'è nessun rischio di ban, assolutamente. Io il frammento di Shiva con gli altri PG l'ho preso, ho preso anche lo spettro, e quindi non... amen. Comunque, guardate, questa è la zona, andate nella parte posteriore dell'ascensore, vi mettete proprio adesi alla superficie del muro, e qua vi fate saltare in aria. Ho preso il razzo, adesso mi faccio ammazzare. Tac. E adesso vedrete che al respawn ci troveremo, eccola qua, questa è la stanza. Ci sono tre terminali. Allora, lo spettro lo troverete qui, io l'ho già preso, quindi non si vede nel video, non lo vedrete nel video, non lo stiamo vedendo, è qua, in questa zona qua ci sarà il nuovo spettro che vi darà anche la carta Grimorio. E sempre su questo terminale invece lo potremo vedere, perché sappiamo che i frammenti, come anche quelli calcificati, sono per ogni personaggio. Eccolo qua, qui troviamo il nostro frammento di Shiva, che potremo prendere o meno a seconda della vostra scelta. Poi dopo, se volete, potete esplorare un po' la zona, ci sono dei terminali. Questa qua sicuramente è una zona che ci darà accesso, avremo l'accesso a questa zona su una missione di storia o su un nuovo assalto, non lo so. Vabbè, dai, detto questo io direi che abbiamo detto tutto, fatemi sapere cosa ne pensate e basta. Ci vediamo, come sempre vi auguro buona fortuna di drop e ci vediamo al prossimo video. Ciao guardiani.